Mr. Jerry, selfie! Amo, messaggeri amore! Buongiorno, oggi è domenica 11 agosto 2019 ed è il giorno dello sterminio dedicato agli amanti. Da oggi fino al 21 settembre c'è la possibilità di riscattarlo pagando 2.500 euro oppure raggiungendo l'utopica, perché è utopica, me ne rendo conto, l'utopica misura delle 10.000 firme. Se si raggiunge la... Pronto? Sì, per... Sì. No, guardi, faccia una cosa, sto registrando un video, mi faccia chiamare nel pomeriggio. Ok? La saluto, buongiorno. Buongiorno. Google mi ha chiamato perché vuole sapere dal macello al gioiello, siccome prevedo che comunque oggi ne parleremo. Dunque, mi ricordo dov'ero, però mi ricordo che devo parlare degli amanti. Ah, parlavo delle firme. Se raggiungiamo le 10.000 firme, tutte le sculture che sono state condannate allo sterminio per grazia ricevuta saranno amnistiate, saranno tutti quanti liberi di continuare a comunicare la loro bellezza e la loro poesia, perché l'arte è così, comunica sempre una poesia che ha come destinatario finale la vita. Cerco di io perché io mi dilungo sempre troppo. Allora, intanto che spolvero la scultura degli amanti, vado coi ricordi a quando l'ho modellata. L'ho modellata nel 1981. Allora io feci una cosa controtendenza, come sempre, mi accorgo, come sempre. Sono sempre il primo a fare le robe. Ma non per dire che sono chissà che, perché sono il primo a fare le robe, ma che poi nessuno se ne accorge, no, fondamentalmente. Morale, io in quel periodo lì, nell'81, decisi che avevo bisogno, come diciamo un po' ginnastica fisica, di fare qualcosa di un po' più aggraziato della lotta e mi andai a iscrivere a un corso di danza dove gli uomini non andavano, cioè non c'era ancora l'abitudine che gli uomini andavano a ballare, no? E mi ricordo che in quel periodo, nell'81, c'era questa insegnante italo-americana, Sara si chiamava, che è l'ispiratrice di questa scultura. Perché mi ero un po' invaghito di lei, non successe assolutamente nulla, tutta una roba platonica, neanche un bacino, capito? Però, insomma, lei sapeva che io stavo facendo questa scultura ispirandomi a noi due. E un giorno che stavamo in uno studio, io stavo modellando la scultura, ero già abbastanza avanti e lei era lì che guardava, stavo lavorando la faccia, la stavo rimpicciolendo e disse: non mi fare troppo male alla faccia. Morale, lei fu diciamo l'ispiratrice involontaria di questa scultura, che però il tema è un tema che è universale sia con il resto della popolazione, soprattutto con me, con la mia natura, perché la mia natura di essere umano, parlo di me, no? Io come essere umano mi sento un amante che deve amare una persona, un soggetto, perché se non amo qualcuno che non sono io non mi sento completo. Non qui, qua, manca qualche cosa. Per cui in questo caso la ballerina Sara, italo-americana, diventa 5 anni, mi sembra, non mi ricordo, fu l'ispiratrice. Fu molto difficoltoso tecnicamente farla perché fu modellata in creta e le gambe diventano molto piccole
essendo che quando tu la stai modellando la creta non è ancora ben asciutta, se le gambe sono molto piccole, tutto il peso che c'è sopra, piano piano, anche se tu non te ne accorgi, tende a schiacciarlo. Infatti io ho cercato di tirarlo su il più possibile, perché non puoi mettere dei ferri dentro la terracotta quando poi la devi far cucinare, perché il ferro nella cottura spaccherebbe l'argilla cotta. Per cui devi fare in modo che si secchi, c'è chi mette dei puntelli, eccetera. Insomma, questo è il massimo che sono riuscito ad ottenere. Ha delle imperfezioni, però, come mi ha detto Anna Mazzaglia, non sono le imperfezioni che colpiscono, ma è quello che esprime. E quello che esprime per me è chiaro. Sono io che abbraccio la parte femminile di me. Perché è questo essere amanti. Che, almeno per me, no? Al di là dopo di tutte le situazioni che sono successe a tutti, fondamentalmente, no? Di innamorarsi di un partner, magari amarlo per tutta la vita senza avere mai a che pentirsi della cosa, però non è la stessa cosa di come trovare quell'amante, quella parte che manca di te, che ti completa. Per me, maschio, in questo caso è raffigurata come femmina, ma nel unirmi dentro di me non è un fattore di sesso. Mi unisco con qualcosa di più completo, è mio padre, è mia madre nello stesso tempo, è il mio gioco di compagni, è anche il mio compagno di giochi di sesso, no? È anche tutto quello che mi succede nella vita, fondamentalmente. Per cui quando tocchi il tema, no, degli amanti, secondo me si tocca il tema dello scopo, sicuramente della mia esistenza qui sulla Terra. Perché la domanda, cosa sono venuto a fare qui? Ancora più importante di da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare qui, io? A un certo punto credo che qualsiasi persona normale, prima o poi nella vita, una volta, questa domanda se la fa. Perché io sono venuto qui, in questo mondo? Lo scopo qual è? Veramente importante per me, no? La mission, no? Segreta, dell'agente segreto che sono io e ognuno di noi. E per me la risposta è chiara, è essere un amante. Poi quando trovi che questo desiderio di amare è finalmente riposto su un essere che è perfetto, perché non ti equivoca mai, non ti abbandona mai, non ti tradisce mai, è sempre a tua disposizione, ti dà tutto quello che lui è, se tu sei con lui, no? Sei semplicemente cosciente che è a lui che ti stai rivolgendo. Non qualcuno mi salvi, chiunque sia, grazie. No, occhi negli occhi, riconoscersi. E per me, in questo giorno qui, dove c'è la scultura degli amanti che deve essere sacrificata, allora, in questo caso qui, parlare di prezzo, i 2.500 euro, l'ho fissato avanti, sì, 2.500 euro è un quarto del suo valore reale, perché un esemplare unico così, modellato, finito, cotto, pattinato in finto bronzo, con la base di legno di noce italiana Massello, che io ho fatto levigato negli angoli, e poi gli ho incollato la scultura, e gli ho messo un panno verde sotto in modo che quando lo appoggi striscia delicatamente ed è una carezza. Se la metto così la vedete? Un po' in ombra, è un po' ombre. Così, vediamo così. Vabbè, dai. Tanto poi ho anche i video da far vedere. Niente, volevo concludere perché non c'è. No, ecco, racconto un piccolo aneddoto di questa scultura. Ecco, questa è una cosa carina, no? Poeticamente,
ogni scultura che si fa è un viaggio. Il viaggio che ho fatto con questa scultura trascende la Sara, l'insegnante italoamericana, però la riguarda, perché la nostra relazione platonica finì un giorno che lei doveva tornare in America, e prima di tornare in America doveva andare a prendere a Bologna l'aereo. Mi disse: vieni a vedere il saggio che faccio, la storia di tutte le robe, dei miei allievi, eccetera. Che una volta finito mi accompagna in aeroporto, ho detto certo, ma certo, piacere di stare con lei era... E andai alla... ricordo la storia, quando prima di diventare un multisala era un'unica sala molto grande, no? Andai in platea e io quando arrivai erano... come dire, la sala era già piena, ed era piena di bambini che probabilmente andavano dal... erano bambini delle elementari, tutti massimo delle elementari, no? Piena la platea, piena di bambini, e sul palco c'erano delle ballerine, delle giovani ballerine che facevano dei balletti, vari pezzi di balletto, di musica classica, eccetera, e alla fine di ogni pezzo i bambini applaudivano educatamente e basta, no? Alla fine, penso l'ultimo pezzo del saggio, queste ballerine fanno un pezzo di danza, diciamo libero, in stile libero, iniziando dalla musica di un boogie boogie, no? E cominciano queste ballerine, i bambini nella... Io ero in platea, ma non seduto perché era pieno, ero appoggiato alla parete quando sono arrivato, stavo lì, mi guardavo il palcoscenico e il pubblico che era alla mia sinistra. Come comincia il ritmo, questi bambini cominciano ad applaudire come trascinati da un ritmo pieno di energia, di vita, che li accendeva e gli parte un applauso che io a un certo punto smetto di guardare le ballerine, che erano simpatiche, erano accattivanti, erano giocose nel loro muoversi, ma lo spettacolo che stava avvenendo qui, no, di questa marea d'argento che montava come una schiuma, mi ha preso l'attenzione e ho guardato questa fila di bambini che venivano come assorbiti da questo coso, e si era creata un'energia nell'aria talmente potente che le ballerine stesse, che a un certo punto io ho guardato, si guardavano fra di loro Il postino ha sbagliato, non ero io la vittima. La vittima della raccomandata di ieri, non ero io, ero un altro. Mi ha interrotto nel momento fantastico. Comunque, queste ballerine si guardavano fra di loro, no? Ballando, dicendo: Madonna, ma cosa sta succedendo? Io poi ho rivolto lo sguardo di nuovo a questi bambini e mi sono goduto questa esplosione di vita, che si era manifestata davanti ai miei occhi, semplicemente innescando qualche cosa di spontaneo. Perché tutta la musica, i balli, i fatti, i passi prima, le coreografie, eccetera, per carità, tutto bene, tutto civile, tutto carino, però non c'era la spontaneità, no? Il lasciarsi andare nel gioco della musica, dell'arte, del conosciuto, lasciandosi un po' guidare da come va, capito? Liberi dalla prestazione. E lì si è scatenata una manifestazione di vita che i bambini, ancora dalla loro verginità, no? Dalla loro poca confusione, a differenza degli adulti che invece sono stati piano piano schiacciati, hanno sentito subito e sono saliti, e con loro si sono portati, vi giuro, hanno sollevato la storia. La storia, se quel giorno si è sollevato 2 centimetri, direi. Perché è stata una cosa fantastica. Io poi in questo marasma, la Sara non l'ho neanche vista, perché non ci siamo neanche beccati, non l'ho neanche portata a Bologna, finì lì la storia, no? Però se non ci fosse stata l'esecuzione di questa scultura, che mi ha gratificato a livello personale
sia come racconto, no, di un essere, perché questo qui, ok, parla della mia esperienza personale, no, interiore, però parla anche di quelle esperienze fisiche che succedono tra uomo e donna. Io ho avuto diverse relazioni con delle donne nella mia vita e tutte molto importanti, e le ricorderò sempre per il resto della mia vita, perché sono parte del mio amore, del mio cuore, hanno un posto ben fisso, no, nel mio cuore. E poi la vita va avanti, si... e comunque, insomma, questo qui è lo scudo degli amanti. Se la volete comprare, il riscatto è di 2.500 euro. Oppure abbiamo le famose 10.000 firme come utopia da poter raggiungere, però sono necessarie per me per capire se questo progetto deve andare avanti o meno. Perché io l'avevo interrotto, no? E grazie al video della Davida, che ha fatto quasi 1 milione di viste prima che Google lo censurasse, mi è arrivata una risposta da parte del web che mi diceva fondamentalmente: ci piace, perché i commenti anche dicevano questo, perché l'hai distrutta, e allora l'ho rifatta. Dal 2009 al 2019 sono passati 10 anni, non ho avuto delle risposte da parte del popolo, sia del web che fisicamente, che continuano a confermarmi questa cosa qui. Siccome l'amore vuole la conferma, non una volta per tutte, come crediamo nei maschietti, no? Diciamo alle nostre donne una volta ti amo, ti faccio un regalone della Madonna una volta, quello basta per il resto della vita. No, l'ha confermato sempre, giustamente, anche noi vogliamo la conferma sempre. Non ci basta mangiare bene una volta per dire tutte le volte che mangerò sono contento. Deve essere buono tutte le volte, perché quella volta che non è cattivo non è che vado, ah beh, era buono le altre volte, per cui sconto. No, fa schifo, capito? Per cui voglio sapere se questi 10.000 film, secondo me, onestamente, è un minimo di interesse che, se si manifesta, mi dice sì, vai avanti, interessa il tuo progetto, perché mi auguro, presentando le sculture nello sterminio da qui alla fine di tutta la presentazione, fino alla fine di settembre, a smozzichi i bocconi di aver raccontato abbastanza, sufficientemente, che cos'è la mia idea proposta di fare un momento dedicato alla pace, affinché le persone possono capire se gli interessa e mettere una firma a ragion veduta, perché non sto facendo un marketing dove mi strappo furbescamente il fatto di fare una firma, poi chi se ne frega, muore tutto lì. Il mio lavoro non è un marketing, un network, ma è tutto quello che deve esserci, che se non c'è non va bene, ma se c'è va benissimo. Ok, questi sono gli amanti, a voi la parola, decidete voi il destino che avranno questi due amanti per se stessi, per me e anche per voi. Alla prossima, ciao. Mr. Jerry, selfie! Amo, messaggeri!